pagine del libro, lei scrive che nonostante la criminalità sommersa sia molto maggiore nelle regioni del centro e del sud Italia, però fatica ad emergere perché c'è più, i riflettori sono accesi sostanzialmente sulla criminalità organizzata. È più facile perseguire i reati della criminalità organizzata o piuttosto quelli del malaffare politico? C'è una bella lotta, anche perché soprattutto nelle regioni del sud non è necessariamente distinta la cosa, cioè i rapporti tra politica e criminalità organizzata sono molto stretti, perché se la criminalità organizzata non avesse serie infiltrazioni nella politica e nell'economia, ma sarebbe stata cancellata da un secolo almeno. Il problema è questo: gli italiani sono stati convinti dai mezzi di informazione, soprattutto dalla televisione, che l'Italia è un paese insicuro. Invece non è vero, neanche un po'. Ma sapete perché non è vero che è un paese insicuro? Qual è la cosa più brutta che può capitare a una persona? Io credo di essere ucciso, no? Non riesco a immaginare niente di peggio di essere ucciso. Avete un'idea di quanti omicidi volontari ci sono in un anno in Italia? No, ve lo dico io, meno di 400. Io sono tornato il mese scorso da un viaggio di 3 giorni in Brasile perché dovevo parlare con i colleghi brasiliani su loro richiesta. Sapete quanti omicidi ci sono in Brasile, che ha poco più di 200 milioni di abitanti? 60.000. Quindi questo vi dà l'idea. Se lo riferiamo a 100.000 abitanti, il numero di omicidi in Italia è il più basso d'Europa. Gli omicidi volontari. Per di più, se lo scomponiamo questo dato, scopriamo che oltre metà di questi omicidi avvengono in contesto familiare o parentale. Quindi, per cominciare, dal punto di vista statistico, è più pericoloso stare a casa che uscire. Se ci sono più omicidi a casa che fuori. Allora, se è così, vuol dire che tutta questa roba che è stata ripetuta per anni, per decenni, della insicurezza è una balla. E infatti è una balla, perché c'era un sondaggio che è stato ripetuto da anni di distanza e sempre con lo stesso risultato, che conteneva in sé la sua smentita. Allora, l'84% degli italiani si diceva convinto di vivere in un paese insicuro, più insicuro dell'anno prima, e prevedeva che l'anno dopo sarebbe stata ancora più insicura l'Italia. Alla seconda domanda, ma la tua città è insicura? La percentuale scendeva al 44%, quindi tutti pensavano di vivere in un paese insicuro altrove. E quindi non è possibile, da qualche parte deve essere insicuro il paese. Adesso qui a Foggia date una mano, ma in generale che in tutta Italia, il sondaggio era stato fatto in tutta Italia, tutti pensino che il paese è insicuro altrove, è una roba che non sta in piedi. Ma la più significativa è la terza domanda: ma tu hai mai assistito a un reato? La percentuale scendeva sotto l'1%. Quindi tutti pensavano di vivere in un paese insicuro per sentito dire. Sento dire dalla televisione, perché vedete, adesso è cambiata un po' la musica, perché con la crisi economica prima e con il fondamentalismo terrorista si parla anche di altro, ma prima il 45% delle notizie di prima, dei telegiornali di prima serata, tutti, erano di cronaca nera. È una percentuale che non è equivalente in Europa. Soprattutto venivano dati in modo allarmistico, perché vedete, le notizie si possono dare in modo tranquillizzante e in modo allarmistico. Se per esempio io dico c'è stato un efferato omicidio e gli autori sono stati assicurati dalla giustizia, io do la notizia e tranquillizzo. Ma se io dico c'è stato un efferato omicidio e le indagini sono a 360 gradi, la traduzione di questa frase è gli inquirenti non sanno da che parte girarsi, tenetelo presente, quando vi dico le indagini sono a 360 gradi vuol dire non sanno dove girarsi. Allora la vecchietta si chiude in casa perché pensa che gli assassini vogliano uccidere lei, poi chissà perché dovrebbero ucciderla, ma comunque succede questo. A questa insicurezza diffusa dai mezzi di informazione si risponde con politiche di rassicurazione. Che cosa sono le politiche di rassicurazione? Le politiche di sicurezza consistono nel mantenere l'ordine pubblico, le politiche di rassicurazione consistono nel far credere che si mantiene l'ordine pubblico. Di solito consistono nell'aumentare i presidi di polizia e nel mettere guardie dappertutto. È una stupidaggine, non serve a niente.
Io immagino che molti di voi si ricordino del sequestro di Aldo Moro. Quando Moro venne sequestrato dalle Brigate Rosse, nella città di Roma, nella sola città di Roma, c'erano 90.000 uomini in armi. Nonostante questo, le Brigate Rosse recapitavano le lettere di Aldo Moro con una puntualità sconosciuta al Servizio Postale Nazionale. Allora, è la migliore dimostrazione che non serve a niente mettere guardie dappertutto. Serve sapere cosa succede nel territorio, che è tutt'altra cosa da mettere guardie dappertutto. Io sono tutt'altro che antimilitarista, pensate che ho fatto il militare due volte, ho fatto l'ufficiale di complemento, ho fatto anche il richiamo alle armi. Ma mettere i soldati per le strade è una cosa priva di senso. Perché solo, cioè, se la si vuol fare per proteggere determinati obiettivi può averlo, ma metterli così per prevenire la criminalità è una stupidaggine. Ma perché potete mai pensare che uno scippatore faccia uno scippo davanti ai soldati? Ma sarebbe un deficiente, va nella strada dietro dove i soldati non ci sono, scippa dietro, no? Io una volta quando ero in procura mi ero fatto segnalare dalla questura di Milano il numero di arresti fatti in metropolitana dalle pattuglie della polizia in divisa e da quelle in borghese. Quelle in divisa facevano 3-4 arresti in un anno, quelle in borghese facevano 3-4 arresti al giorno. Ma perché? È ovvio, ma scusate, immaginatevi di essere un borseggiatore. Ma salite sul treno della metropolitana e vedete due poliziotti in divisa, scendete alla successiva fermata e prendete il treno dopo. Tanto c'è un treno ogni 3 minuti, perché dovete borseggiare sul treno dove ci sono i poliziotti? Invece se salite e non vedete nessuno, magari avete anche una certa ansia nel fare il borseggio. Perché se quello che vi sta guardando, invece di essere un normale passeggero, un poliziotto, vi arresta. Allora, una cosa, certo io capisco che vedere le divise tranquillizza le persone, ma non serve a niente per la concreta repressione dei reati. L'aumento, per esempio, dei presidi di polizia, le stazioni carabinieri. In un sacco di paesi mettono una stazione carabinieri così le persone sono convinte di essere più sicure e invece diventano meno sicure. Sapete perché? Perché la stazione carabinieri ha bisogno del piantone 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, ma i carabinieri, come i poliziotti, come i finanzieri, come tutti, fanno 6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Allora, se fate i conti, scoprite che per coprire il posto di piantone 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana ci vogliono 5 carabinieri, 5 che fanno solo quello. Se ci mettete le ferie, le malattie, i recuperi, ce ne vogliono 6. Con 6 ci vuole almeno un sottufficiale che li comandi. Allora, tutte le stazioni che hanno fino a un maresciallo e 6 uomini sono le cosiddette stazioni citofoniche. Se uno suona fuori dall'orario 8-14 quando c'è il maresciallo, risponde il comando compagnia. Quindi è come se la stazione non ci fosse, perché il piantone non può uscire, deve vigilare la stazione. Ma se non ci fosse la stazione, ci sarebbero 3 macchine in giro che fanno 3 turni, non 4, ma almeno 3 turni per 18 ore. La città è coperta da una macchina che gira. Come vedete, li prendono in giro. Ora, io ogni tanto queste cose le dico ai carabinieri, alla polizia, perché lo stesso vale per i commissariati di polizia. Quelli dicono: noi che possiamo, se ci danno quest'ordine, lo dobbiamo fare. Apri una nuova stazione, tu apri una nuova stazione. Però sottraiamo migliaia di uomini dal controllo di sicurezza per passarli a politiche di rassicurazione. E quindi, come vedete, è un pochettino la stessa storia dei tribunali piccoli. È un dispendio di energie privo di efficacia rispetto all'obiettivo che si vuole conseguire. Allora, va tutto bene? No, non va tutto bene, perché abbiamo due fenomeni gravissimi in Italia e ce li abbiamo solo noi. Questo è il problema. La criminalità organizzata, e come diceva Murri, la lotta alla criminalità organizzata è molto difficile perché la criminalità organizzata noi no. È così, perché sembra una battuta ma è vera. Secondo, la devianza delle classi dirigenti, che fa danni incomparabilmente più gravi della criminalità predatoria da strada. Ecco perché vi fanno credere di essere insicuri per via dei ladri e non invece dei ladroni. Vi faccio un esempio. Quando a Milano c'era il processo per l'aggiotaggio Parmalat, sapete cos'è l'aggiotaggio? Ve lo dico. È un reato che consiste nell'alterazione dei corsi di borsa attraverso la diffusione di notizie false o la mancata comunicazione di notizie vere. Bene, quando a Milano c'era il processo per l'aggiotaggio Parmalat, ho letto sul giornale che c'erano 45.000 parti civili, cioè 45.000 vittime che volevano essere risarcite. Allora ho telefonato alla mia collega Ponti, che presiedeva quel processo,
è una mia compagna di concorso, i magistrati dello stesso concorso conservano un legame particolare per tutta la loro vita professionale, un pochettino come gli ufficiali dello stesso corso d'accademia, perché hanno fatto il tirocinio insieme, hanno imparato insieme, insomma. Allora, le ho telefonato e le ho detto, lei presiedeva quel processo, ho letto sul giornale che hai 45.000 parti civili, come fai a fare l'appello al mattino? Ci avete mai pensato? Poi dico, i processi durano tanto. Se hai 45.000 parti civili, devi chiamare 45.000 nomi. Prima che tu abbia finito il processo, è finita l'udienza. Il giorno dopo devi ricominciare e questo processo non comincerà mai. Lei, che astuta, mi ha detto no. Io l'appello l'ho fatto una volta. Ci ha impiegato un numero sterminato di ore, credo 42-43 ore. Da allora lo faccio per avvocati, ognuno dei quali rappresenta decine, centinaia, in un caso migliaia di parti civili. Quindi mandando il cancelliere alle 7:30 a cominciare l'appello, verso le 11:00-11:30 riesco a cominciare l'udienza. Perché vi dico questa cosa? Per farvi riflettere su due dati. Primo dato, quanto ci impiega uno scippatore a fare 45.000 vittime? Se fa 4 scippi e mezzo al giorno, diciamo 9 scippi ogni 2 giorni perché non si può fare mezzo scippo, gli ci vogliono 10.000 giorni. Statisticamente è impossibile fare 9 scippi ogni 2 giorni per 10.000 giorni senza essere arrestati. Secondo, quanto può avere una signora che viene scippata nella borsetta? Nella mia esperienza una mensilità di pensione si è appena andata a ritirarla. Io non ho mai conosciuto nessuno che nella borsetta avesse risparmi di tutta la vita, mentre molti di quei 45.000 avevano investito nel bond fund anche risparmi di tutta la vita, li hanno rovinati. Allora, fermo restando che io non ho nessuna simpatia per i scippatori, i quali dovrebbero stare in galera, invece il governo fa i decreti svuota carceri, per cui persino quelli escono, rimane il fatto che quando l'ex presidente di Parmat è stato condannato con sentenza definitiva, anche se secondo me il processo non poteva cominciare per via dell'appello al mattino, è stato arrestato e ha dichiarato, l'ho letto virgolettato sul giornale, non me l'aspettavo. Ecco, io uno scippatore che quando lo prendiamo dica non me l'aspettavo, non l'ho mai trovato. Allora noi abbiamo una classe dirigente, non tutta ovviamente, ma alcune frange della classe dirigente, che non soltanto sono fatte da delinquenti, ma sono anarchici e ribelli, perché non accettano di essere giudicati. Altrove, in generale, rubano i poveri e non i ricchi, perché la semplice ragione è che i ricchi, essendo ricchi, non hanno bisogno di rubare. In Italia i ricchi rubano più dei poveri, e questa è una cosa intollerabile. C'è una differenza politica di approccio tra il centro-destra e il centro-sinistra. Lei ha scritto che quando si tratta di neutralizzare la giustizia che fa il suo mestiere contro i corrotti, il centro-destra è più trasparente. No, non ho detto così. Ho detto una cosa è più chiaro. Ho detto che il centro-destra le fa così grosse e così male che tante volte non gli riescono, mentre il centro-sinistra le ha fatte mirate e ci ha messo, se non in ginocchio, un po' genuflessi. Faccio qualche esempio. Devo fare però una premessa, se no non si capisce. La corruzione è un reato a cifra nera elevatissima. La cifra nera è la differenza fra i reati commessi e i reati denunciati. La corruzione non viene denunciata mai. È rarissimo che venga denunciata. Diciamo quasi mai. Allora, come si scopriva? Si scopriva in due modi. Il primo è con le indagini sui fondi neri, perché di solito uno non scrive nel bilancio dati 100.000 euro al direttore dell'ufficio tecnico comunale per avere la concessione edilizia, perché quelli così li prendiamo subito. Crea fondi neri e poi coi fondi neri paga le mazzette. Il sistema con cui più frequentemente gli imprenditori italiani creano il nero è l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Una volta era cosa vuol dire? Vuol dire che io fingo di comprare una cosa, un bene o un servizio che in realtà non ho comprato, la società che dice di avermelo, l'impresa che dice di avermelo dato quel bene o servizio, mi fa una fattura, io annoto la fattura, la pago e quello mi ridà indietro i soldi in nero, dedotto il suo guadagno. Allora, una volta questo reato qui era un reato facile da reprimere. Perché? Perché bastava trovare quella che noi chiamiamo in gergo la cartiera, cioè la società che fa solo carta, cioè solo fatture, perché non ha lo stabilimento, non ha il magazzino, non ha dipendenti. Tu dici di aver comprato 10.000 tonnellate di acciaio da quella società lì, ma se quella società lì non ha niente, non può averteli venduti. Quindi era facile,
trovavi una volta individuata la cartiera, prendevi tutte le fatture che avevi emesso, andavi a cercare tutte le società che erano indicate le fatture, se avevano annotato quelle fatture, le avevano annotate, sapevi che erano fatture per operazioni esistenti. Era punito questo reato con la reclusione da 6 mesi a 5 anni ed era di facile applicazione. Nel 2000 il centro-sinistra ha riformato i reati tributari, che cosa ha fatto? Dice facciamo da 1 a 6 anni per questo reato, e già gli elettori pensano questi qui sì che sono seri, c'è l'imbroglio, perché? Facciamo da 1 a 6 anni purché la fattura annotata riverberi sulla dichiarazione dei redditi oltre una certa soglia. Così hanno fatto due operazioni: primo hanno messo la modica quantità per uso personale dei fondi neri, come la vogliono togliere per la droga e la mettono per i fondi neri. Secondo, basta scrivere in contabilità costi non deducibili e uno porta fuori lecitamente dal punto di vista penale quello che vuole. E quindi è aumentata di smisura questa roba qua, perché fanno una serie di cose, per esempio consulenze, attività pubblicitarie, pubblicità che non hanno fatto, però poi scrivono costi non deducibili perché erano sufficientemente documentati e quindi lo fanno lecitamente e accumulano in nero. L'altro principio, poi il centrodestra ha fatto la stessa roba abolendo il reato di falso in bilancio, abolendo, non è che l'ha abolito, però ha fatto una roba che era peggio che se l'avesse abolito, l'ha trasformato in una contravvenzione che si prescrive sempre ed è rimasto delitto solo se reca danno ai soci o ai creditori. Ora, tanto per cominciare, i creditori non sono danneggiati dal bilancio falso, sono danneggiati dal fatto che non li pagano, se li pagano non sono danneggiati. Per cui se per caso un creditore sporge la querela, lo pagano e lui la querela la rimette. I soci sono danneggiati dal falso in bilancio, ma i soci si dividono in due grandi categorie, quelli di minoranza e quelli di maggioranza. Quelli di minoranza non lo sanno che il bilancio è falso e quindi non possono fare la querela. Quelli di maggioranza in genere lo sanno, ma sono i mandanti. Perché sono i mandanti? Perché se il bilancio è falso e loro lo sanno e non sporgono la querela, cioè non sporgono la querela e non convocano l'assemblea e non cambiano gli amministratori, è perché gli va bene così, perché poi gli pagano gli utili in nero, perché dal punto di vista extracontabile fanno tutte queste cose qui. Perché mai dovrebbero sporgere querela se gli va bene così? Infatti nessuno più ha sporto querela per falso in bilancio, i processi per falso in bilancio non se ne sono fatti più. Adesso in qualche modo l'ha ripristinato, ma insomma ci sarebbe da ridire. Allora, è evidente che c'è una certa differenza di professionalità, perché comunque i fondi neri, perché poi l'opinione pubblica è stata sconcertata dall'abolizione del falso in bilancio e quindi adesso l'ha ripristinato, mentre se io non ve l'avessi detto avrei voluto sapere quanti di voi sapevano che sostanzialmente non è reprimibile il reato di annotazione di fatture per operazioni inesistenti, salvi casi eclatanti, perché fanno così, scrivono costi non deducibili e creano il nero che vogliono. Fa l'esempio degli Stati Uniti d'America, dove la falsità contabile, il falso in bilancio, eccetera, si combatte di recente in un altro modo, cioè chiamando in tribunale e facendo giurare sulla veridicità del bilancio. Eh sì, allora quando c'è stata la vicenda Enron negli Stati Uniti, gli Stati Uniti che sono molto pragmatici, tra l'altro ci sono dei problemi in materia penale, non si possono fare leggi retroattive per punire i bilanci. Anche se le fai potrai punire i bilanci d'ora in avanti, ma non quelli già fatti. Allora loro hanno detto benissimo, facciamo una cosa, d'ora in avanti gli amministratori vanno in tribunale e giurano che i bilanci sono veri. Se i bilanci non sono veri li incriminiamo per perjury, che da loro è punito fino a 25 anni di carcere. Molte società europee quotate a Wall Street si sono cancellate per evitare ai loro amministratori di correre il rischio di andarsi a prendere 25 anni di carcere per perjury, quindi evidentemente non è una trovata solo italiana quella di fare i bilanci falsi. Però in Italia è particolarmente grave, perché io ricordo un'intervista di Cuccia, il presidente di Mediobanca, uno che le interviste non aveva mai fatte in vita sua, però una volta chissà perché ha detto qualcosa. Era stato sentito come testimone dalla procura di Ravenna per il falso in bilancio della Ferruzzi finanziaria, Ferfin. E i giornalisti gli hanno chiesto quando è uscito, è vero che i bilanci della Ferruzzi finanziaria erano falsi? E lui ha risposto, ed era il presidente della principale banca d'affari italiana, io non ne ho mai visto uno che non lo fosse. Allora, dopo una roba di questo genere, si dovrebbe attendere che il Parlamento si riunisca d'urgenza e adotti delle leggi severissime, come hanno fatto gli americani. Invece da noi l'hanno sostanzialmente eliminato il falso in bilancio.
livello internazionale lei parla anche della difficoltà che ha un giudice di poter intervenire e continuare a investigare. Allora, ha detto che i tempi in questo caso sono incompatibili con la vita umana. Con la durata della vita umana, sì, certo. Allora, se volete divertirvi, c'è stato sull'Espresso un interessante servizio, l'ha fatto anche per televisione con Report, sui Paradise Papers, perché hanno messo le mani su carte di studi che forniscono assistenza per questa roba qui, e quindi avete l'idea di che cosa succede. Provo a spiegarvi perché le robe sono complicatissime e non si riescono a fare. Allora, un'autorità giudiziaria di un paese può compiere atti nel proprio paese, non può compiere in un altro paese. Se deve compiere in un altro paese, deve rivolgersi all'autorità di quell'altro paese per chiedergli di compierli al suo posto. Questa si chiama rogatoria internazionale. Nell'ambito europeo è relativamente semplice, perché è possibile anche la comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie, ma fuori da questo ambito bisogna passare dal Ministero della Giustizia, che investe il Ministero degli Esteri, che investe l'ambasciata italiana in quel paese, che investe il Ministero degli Esteri di quel paese, che investe il suo Ministero della Giustizia, che investe l'autorità giudiziaria. La risposta fa lo stesso giro. Quindi capite che ogni domanda e risposta passano almeno 6 mesi. Per cui se uno fa 4-5 domande e risposte, sono già scaduti i termini di indagine, il processo deve chiudere, punto, basta. Esiste la possibilità in questo mondo di fare lo shopping degli ordinamenti, cioè andare a comprarsi gli ordinamenti che vanno meglio, allocando risorse o società in certi posti. Allora, ci sono 4 tipi di paradisi: i paradisi societari, i paradisi bancari, i paradisi fiscali e i paradisi valutari. I paradisi societari sono dove le società hanno una normativa che non consente di venire a capo di chi c'è dietro. Faccio 2 esempi. Panama. A Panama le azioni possono essere al portatore, quindi non si sa chi sono i soci. Il socio sarà chi lo porta. Allora l'unico modo per saperlo è vedere il verbale di assemblea, perché arriva qualcuno con le azioni e quindi quello viene registrato come il possessore delle azioni e quindi il padrone della società, insomma, una quota della società. Però la legislazione di Panama consente che il libro delle assemblee possa essere custodito in qualunque paese al mondo. Allora voi capite che se uno fa la rogatoria a Panama e dice al collega di Panama: fammi a prendere il libro delle assemblee, quello va là e gli dicono: il libro si trova in Corea del Sud. Allora devi fare la rogatoria in Corea del Sud e dice: il libro è stato trasferito alle Bahamas. E tu devi fare la rogatoria, un gioco dell'oca in cui quelli trasferiscono le cose in un minuto. Tra l'altro adesso il libro dell'assemblea magari ci vuole un po' di più, devi mandare uno con l'aereo che lo porta, ma i soldi li trasferisci con un'email o con un WhatsApp, mentre noi impieghiamo mesi e anni per rincorrerli e quando arriviamo troviamo i conti prosciugati. Allora, uno comincia a prendere una società e la mette lì, poi questa società apre un conto in un paradiso bancario, qualche volta le due cose coincidono, cioè lo stesso paese, ma il più delle volte sono separati, e dove è più difficilmente penetrabile il segreto bancario. Gli utili li fanno confluire in un paese dove non si pagano le tasse. E infine, magari se devono fare cambi di valuta, li fanno in paesi dove non ci sono controlli sui cambi di valuta, perché magari se sono somme ingenti, andando a controllare il fixing dei cambi, uno scopre che quei giorni sono stati cambi anomali e concentra lì l'attenzione. Se volete vi racconto una rogatoria che ho fatto, così avete l'idea di che cosa significa e di quanto tempo uno ci mette e quante arrabbiature si deve prendere. Allora, un giorno la Svizzera, incredibilmente, mi risponde tempestivamente su un conto di transito e mi manda l'estratto conto. Io in questo estratto conto scovo una mazzetta di 350 milioni di lire, perché era uguale ad altre dello stesso importo, che era stata trasferita a un conto in essere presso la Hong Kong Shanghai Bank a Hong Kong, intestato all'acceptor limited delle isole Cook. Allora vado a casa e prendo l'atlante per dire: dove sono questi accidenti di isole Cook? E scopro che sono tra l'Australia e il continente americano. Guardo che l'economia consiste nell'allevamento di maialini e di pesca, dico: lì è inutile fare la rogatoria, non so neanche se c'è il tribunale, ci sarà ma non mi danno retta, conviene farlo a Hong Kong. Hong Kong è un problema perché all'epoca era colonia britannica,
parlo del 94, la Gran Bretagna ha firmato la Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria, ma ha escluso tutti i suoi possedimenti d'oltremare, essendo essa fatta di isole, tutto è oltremare. Quindi non vale la Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria per Hong Kong. Allora vado in biblioteca, ci sto due giorni, trovo un trattato tra il Regno d'Italia e il Regno Unito del 1870 sulla consegna dei malfattori, che aveva un codicillo che diceva le corti ci presteranno assistenza. Ho detto, ah, su questo le corti ci presteranno assistenza, ci costruiamo un grattacielo. E allora faccio la mia richiesta di rogatoria invocando questo trattato. Scrivo al Ministero della Giustizia, che scrive al Ministero degli Esteri, che scrive all'Ambasciata Italiana a Londra, che scrive al Foreign Office, che scrive al Ministero delle Colonie, che manda a Hong Kong. La prima risposta che mi arriva è: non esiste la Hong Kong Shanghai Bank, che è un colosso bancario mondiale. Allora io ho chiamato il console italiano a Hong Kong, gli ho detto: signor console, mi fa una cortesia, può guardare sull'elenco del telefono se esiste la Hong Kong Shanghai Bank? Quando dice subito, guarda, dice: guarda, ci sono due pagine di numeri. Dico: ecco, se lei fosse così cortese da far fare la fotocopia e di mandarmela per fax. E lui l'ha fatto. Allora riscrivo, stesso giro, e guardate che anche la risposta fa lo stesso giro a rovescio: Ministero della Giustizia, Ministero degli Esteri, Ambasciata Italiana, Foreign Office, Ministero delle Colonie. Come fate a dire che non esiste l'Hong Kong Shanghai Bank se ha due pagine di inserzione sul vostro elenco del telefono? Risposta: sì, esiste. Si leggeva male il fax che ci era arrivato, avevamo frainteso. Vabbè. Però non possiamo darti assistenza perché, secondo la nostra legge, per sequestrare una cosa, tu ci hai chiesto il sequestro degli estratti conto, bisogna che questa cosa sia realmente esistente e non solo immaginata come esistente. Dimostraci che esistono gli estratti conto di cui vuoi l'acquisizione. Per esempio, dici che cosa c'è scritto sopra. Se io avessi saputo che cosa c'era scritto sopra, non chiedevo, non facevo la rogatoria. Allora vado all'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, e dico: ma siete in grado di darmi qualcosa che dimostra che anche a Hong Kong ci sono gli estratti conto? Dicono: sì, gli usi bancari internazionali ce li abbiamo anche in inglese. Ho detto: siete bravissimi, mi danno questo volumone di usi bancari internazionali, lo spedisco sempre per tutto questo, tanto è già passato un anno e mezzo, e dico: guardate che esistono gli estratti conto. Ma arriva un'altra risposta che mi dice: va bene, esistono gli estratti conto, però non possiamo darti assistenza perché sono reati politici. Come la corruzione è reato politico? In quei giorni era uscita una sentenza dell'Alta Corte di Londra che rigettava le opposizioni di alcuni dei soliti noti che in Italia lamentano di essere perseguitati politici, dicendo: Mazzini, Garibaldi erano perseguitati politici, voi siete ladri, che è un'altra cosa. E gliela respinta. Allora gli mando questa sentenza sempre: come fate a dire sono reati politici quando l'Alta Corte di Londra dice che non sono reati politici? E dicono: sì, effettivamente non sono reati politici, ma in cauda venenum, nella coda del veleno, mi dicono: non possiamo darti assistenza perché il trattato che tu hai invocato dice le corti si presteranno assistenza, ma tu sei il public prosecutor. Io allora facevo il pubblico ministero. Vogliamo la richiesta di un giudice. Ora, in Italia non si può andare davanti al giudice se non si ha un imputato. Quindi se io non so chi ha preso i soldi, non posso investire il giudice, secondo la legge italiana. Allora sono andato dal mio collega del ministero, che si limitava a fare il passacarte, e gli ho detto: senti, ma se tu invece di fare il postino ti alzassi e andassi al Ministero degli Esteri a fare un po' la voce grossa, magari ci danno retta. Allora lui l'ha fatto. Il Ministero degli Esteri ha investito l'ambasciata, tutti hanno fatto la voce grossa, ma hanno mandato un Queen Consul Master, che è il massimo grado di barrister. Ce ne sono 300 in tutto il Commonwealth. Arriva questo che sembrava ereditato i Lord Major. Io gli spiego il problema, dico: guardi, in Italia il pubblico ministero è autorità giudiziaria, ha la facoltà di fare queste cose. Per valutare se uno ce l'ha o non ce l'ha il potere di farti questa richiesta, tu non devi guardare il tuo ordinamento, devi guardare l'ordinamento del paese richiedente. Se il sultano del Brunei mi dice che è un giudice, io devo guardare la costituzione del Brunei, non la costituzione italiana, per sapere se è un giudice. E lui dice: va benissimo, ho capito. Allora adesso io stenderò un affidavit che lei andrà a giurare al consolato britannico sulla Bibbia di Re Giacomo, perché loro hanno questo sistema strano. E vabbè, allora arriva con questo affidavit dove scrive che il pubblico ministero è un giudice. Io gli dico: no, guarda, non ha capito, il pubblico ministero non è un giudice, è autorità giudiziaria. E gli rifà tutta la cosa. Mi fa: ma io ho capito benissimo, però se scriviamo come dice lei, io non sono sicuro che vinciamo la causa. Se scriviamo come dico io, sì.
ho detto, ma lei ha detto che io devo andare a giurare questa roba qui sulla Bibbia di Re Giacomo, poi sarò ricercato in tutto il Commonwealth per perjury. E mi ha detto, no, perché se lei va avanti a leggere vedrà che siccome che abbiamo scritto, che siccome lei non parla tanto bene l'inglese, ci siamo avvalsi anche di un interprete, quindi non sapranno mai se è lei o se è l'interprete. Io ho detto, ma scusi, lei con chi crede di parlare? Avevo sentito dire che per voi inglesi i negri cominciano a calè. Ma secondo lei io giuro il falso per fare una rogatoria? Ma come si permette? E io l'ho fatta riscrivere come volevo io. Allora, sapete com'è finita? È arrivata la sentenza del giudice di Hong Kong che riepilogava tutta questa roba che vi ho raccontato e concludeva in questo modo, che ancora adesso non ho capito se è una massima cinese o inglese. Dice, tutto questo, cioè tutto quello che dice la Repubblica Italiana, cioè che dicevo io, è vero, ma il fatto che la coda si muova non basta ad alzare il cane. Il trattato dice corti, la richiesta di assistenza giudiziaria della Repubblica Italiana è respinta. Dopodiché ho letto un'intervista del vice segretario generale delle Nazioni Unite che diceva che su quel conto aveva saputo da fonti confidenziali, quindi non utilizzabili processualmente, che c'erano 750 milioni di dollari. E allora voi capite perché è così difficile venire a capo di queste cose. Nonostante questo, lei comunque dichiara di essere ottimista. No, ottimista, allora, è ottimista nel senso di Zino, che Zino vive in Cina abissali e aveva raccontato questa barzelletta che girava in Unione Sovietica poco prima del crollo, sulla differenza fra ottimista e pessimista. Il pessimista è quello che diceva peggio di così non può andare, l'ottimista rispondeva sì che può andare anche peggio. In questo senso sono ottimista, ma cioè una roba... Passiamo il microfono a qualcuno del pubblico, qualche intervento. Se no, guarda, Marco, là, vedi. C'è qualcuno che vuole. Ah, c'è una domanda lì. C'è una domanda. Buonasera. Una domanda tecnica ad un tecnico che riguarda essenzialmente la nostra terra, la terra di Capitanata. C'è un grave problema, emergenza criminalità, che poi forse emergenza non è perché perdura da tanti anni, perché non si può neanche chiamare emergenza. La DIA, sezione operativa distaccata da Bari, della direzione investigativa antimafia, lei da tecnico, la vede uno strumento idoneo a poter risolvere i problemi di criminalità? Tanto dipende in generale dalle persone che ci sono. Devo dire che io ho fatto 20 anni il pubblico ministero. Dopo 20 anni mi sono convinto che è impossibile coordinare le forze di polizia. Perché fin quando rispondono a comandi del tutto diversi e indipendenti, ognuno fa quello che gli pare. Non solo, ma siccome sono in competizione tra loro, non si passano di mediare notizie, salvo eccezioni. Mi sono capitati casi in cui un corpo di polizia mi ha chiesto di chiedere all'altro corpo di polizia delle notizie, perché a noi non le dicono. E anche a noi le dicono se uno usa le maniere forti, perché se no non le dicono neanche a noi. Ora, la DIA è un organismo interforze, è fatto da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ed eventualmente altri appartenenti applicati. E a occhio, ci mandano quelli che non sono destinati a una brillantissima carriera da loro. Poi magari ci sono le eccezioni, ma in generale tendono a stare nel proprio corpo. E qui poi ci sono dei problemi molto molto seri su criteri di selezione della progressione in carriera. Vi faccio un esempio con i carabinieri, ma vale pari per tutti i corpi di polizia. Quando io ero un giovane sostituto non capivo per quale ragione mai ad ogni cambio di comandante succedessero delle cose strane. Comandante provinciale, tipo perquisizioni improvvise alla ricerca di droga o di armi in posti dove avevamo delle intercettazioni in corso, arresto di persone che quando le interrogavamo dicevano ma io sono un confidente, mi hanno arrestato non so perché, e altre cose di questo genere. Allora poi furia di meditarci, di cogliere qualche cenno, perché in genere non parlano con noi, ho capito come funzionava.
e adesso in parte la situazione è stata risolta col prolungamento del periodo di comando, ma funzionava così. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Milano, non mi riferisco all'attuale, mi riferisco alla figura in generale, è un ottimo ufficiale che ha eccellente le note caratteristiche dal primo anno di accademia, cioè di solito uno dei primi del corso di accademia, ha eccellente da quando è sottotenente nelle note caratteristiche, ha fatto la scuola di guerra o l'equivalente attuale, e la promozione generale è già scritta nel suo fascicolo. Basta che non capiti niente di strano. Allora, quando arriva, all'epoca il periodo di comando era di un anno almeno, di solito un ufficiale che viene dal comando generale, dove gli incidenti non ne capitano, deve fare un anno, fa come facevano una volta i militari di leva, 365 giorni all'alba, 364 così via. Convoca gli ufficiali e dice: se qualcosa va storto, vi rovino. Quindi la regola fondamentale è la prudenza. Secondo, indagini di lungo periodo non se ne fanno, perché se se ne fanno, il risultato potrebbe essere raccolto dal successore, che è un rivale in valutazione. Terzo, proprio perché il successore è un rivale in valutazione, quando arriva deve partire da zero, quindi prima di andare via gli brucio tutto, arresto le fonti confidenziali, distruggo le intercettazioni facendo le perquisizioni a capocchia. Quando ho capito questa roba qui, ho cominciato a fare il diavolo a quattro con i vertici dell'arma, dei carabinieri, dicendo: questa è una vergogna, perché il vostro mestiere non è fare carriera, il vostro mestiere è prendere i delinquenti, e se il fare carriera vi spinge a non prendere più delinquenti, c'è qualcosa che non va. Adesso hanno prolungato il periodo di comando, perché guardate, un anno, uno quando arriva ci piega 6 mesi a capire come vanno le cose, e quando l'ha capito è ora di andarsene. Può essere anche Napoleone, se un reparto fa schifo è difficile che lo drizzi, può essere un idiota, e se un reparto funziona perfettamente è difficile che lo rovini in un anno. Quindi bisogna prolungare i periodi di comando, cosa che hanno fatto in effetti. Per cui dopo un congruo numero di anni, 2, 3, 4, che sei lì, allora ti posso chiedere conto del perché non va bene, o del perché o premiarti se va bene, ma un anno è del tutto fuori misura. Ora, tutti questi meccanismi hanno effetti perversi, tra cui quelli sulla DIA, perché molte volte, devo dire tra l'altro sono i migliori, ufficiali che hanno fatto polizia giudiziaria, che per esempio nell'arma dei carabinieri non è apprezzata, è fatto dei sottufficiali, la polizia giudiziaria, perché per loro conta moltissimo il comando territoriale. Se tu sei il comandante di compagnia, allora va bene, se sei un ufficiale del nucleo investigativo va molto meno bene, e infatti di solito gli ufficiali del nucleo investigativo sono quelli che o provengono dal complemento trattenuti che poi hanno fatto il concorso, o dai sottufficiali, che quindi sanno di avere dei limiti di carriera, perché la polizia giudiziaria è pericolosa, perché possono capitarti incidenti. Se invece non la fai e sei solo il comandante, tanto se c'è l'encomio lo prendi lo stesso. Se i tuoi uomini hanno ottenuto il risultato, tu l'encomio lo prendi lo stesso. Guardate che la tragedia dell'Italia è fatta anche di queste cose qui, di regole sbagliate, di meccanismi infernali che non premiano i più bravi, ma quelli che sgomitano di più. Sì, sono sempre io. Una domanda secca: secondo lei uno strumento idoneo per combattere la criminalità qual è? L'attività di intelligence fatta bene. Allora, le operazioni sotto copertura, che però sono difficili e pericolose. Perché sono difficili e pericolose? Perché vedete, le operazioni sotto copertura sono quelle in cui un ufficiale di polizia giudiziaria si infiltra in un'attività criminale per prendere chi la fa. Di solito un appartenente a un corpo di polizia per formazione mentale non è idoneo a fare queste cose, allora bisogna usare le persone interposte. Faccio un esempio: se i carabinieri o la polizia o la guardia di finanza infiltrano il cartello di Calì, è difficile che un ufficiale che ha fatto l'accademia, che qualche volta, non è sempre vero, ma qualche volta risponde affermativo o negativo alle domande invece di dire sì o no, che non è abituato ad andare al casinò e neanche andare a prostitute, è difficile che riesca a farsi passare per un delinquente. E siccome lì si rischia la vita, se appena appena capiscono che non sei un delinquente ti ammazzano, bisogna usare le persone interposte. Le persone interposte sono soggetti borderline. Il problema delle persone interposte è che poi alla fine non si riesce mai a capire chi ha infiltrato chi, cioè se siamo noi che abbiamo infiltrato i cattivi o se sono i cattivi che hanno infiltrato noi.
però sono utilissime. Gli americani le sanno fare benissimo. Allora, copiando alcune cose che fanno gli americani, come pretendere che ogni giorno l'infiltrato informi il suo contatto, o se è lui un agente, il suo superiore, mette al riparo da questi gravissimi rischi di infiltrazione alla rovescia. Tenete conto che c'è stato un processo in cui il comandante dei ROS in Italia è stato condannato in primo grado a 14 anni di reclusione, perché poi ridotti a 4 anni in appello, non so come finirà, perché sostanzialmente, avendo infiltrato il cartello di Calì, anziché acchiappare quelli che vendevano la cocaina, vendevano la cocaina e arrestavano quelli che la compravano e prendevano anche i soldi con cui pagavano la cocaina. Ora voi capite che se io faccio parte del cartello di Calì e vendo la cocaina, ma chi meglio dei carabinieri può vendermela, visto che comunque me la pagano? Cioè veniva fatto funzionare alla rovescia il meccanismo, ecco perché gli hanno dato 14 anni di carcere, tenendo conto che comunque lo faceva per fini non di guadagno personale, ma però è una roba seria. Comunque, se si fanno bene, sono uno strumento efficacissimo. La seconda strada è quella dello sgretolamento della coesione interna, cioè i collaboratori di giustizia e ovviamente anche i testimoni di giustizia, gli uni e gli altri devono essere protetti. Anche qui abbiamo molto da imparare dagli Stati Uniti. Loro non hanno mai perso nessun protetto, nel senso che sono riusciti a garantire la sicurezza di tutti e ce l'hanno da 80 anni questa roba qui, quindi un arco temporale notevole. È vero che sono un paese enorme, prendono uno, lo portano alle Hawaii, non lo trovi più. L'Italia è un paese più piccolo. Io quando mi occupavo di criminalità organizzata ho visto le difficoltà enormi. Prendiamo i parenti del collaboratore di giustizia, li devi togliere perché sennò li ammazzano. Gli devi cambiare l'identità e devi mandarli da un'altra parte. Questi non sono delinquenti, sono persone che hanno una vita normale. Li devi proteggere perché sennò verranno ammazzati. Pensate che a Buscetta hanno ucciso 17 familiari. Quindi, allora, per esempio, uno fa il tornitore. Tu chiami il maresciallo dei carabinieri e gli dici: senta maresciallo, ho da allocare uno, c'è qualche impresa nel suo territorio che ha bisogno dei tornitori? E quello magari te la trova, un'impresa che te lo prende. Ma poi vuole le referenze. E mica puoi dargli le referenze, perché se gli dai le referenze sanno chi è. Perché sanno che non si chiama così, che si chiama in un altro modo, che non ti puoi fidare. Allora devi inventare tu. Devi scrivere le referenze false. E io, tra l'altro, non so neanche fare le referenze false, quindi chiedi aiuto a loro, ma ai carabinieri, alle forze di polizia, ai poliziotti, ai finanzieri. È complicato anche quello. E ci vuole un'agenzia specializzata. Abbiamo avuto un grosso successo con i collaboratori per un certo periodo di tempo, poi hanno fatto la legge che Armando Spataro ha chiamato scaccia pentiti, che ha fatto crollare il numero dei collaboratori di giustizia, perché ha messo delle regole severissime, tra l'altro per il fatto che devono consegnare tutti i loro beni, mentre i delinquenti no, cioè, ma è fantastica questa roba qui. E soprattutto ne viene data un'interpretazione burocratica che io trovo scervellata. Vi faccio un esempio: un collaboratore di giustizia hanno tolto la protezione per aver violato la regola che vieta di comunicare con estranei o con soggetti terzi senza il permesso dell'agenzia del servizio centrale di protezione. Il problema è che questo aveva solo telefonato a sua mamma per fare gli auguri di Natale e da un giorno all'altro gli hanno tolto la protezione, che vuol dire condannarlo a morte. E a me sembrano cose non ragionevoli, cioè capisco la necessità di dire io voglio sapere con chi parli, ma poi dovrebbe essere calibrata la eventuale decisione di revocare o meno la protezione, non può essere automatica. Oltre a questo, per contrastare seriamente la criminalità organizzata, le misure più efficaci sono quelle di prevenzione. Le misure patrimoniali, cioè il sequestro e la confisca dei beni, perché tra l'altro è una cosa che patiscono di più. Qualcosa riusciamo a fare. C'è un problema molto serio con le imprese. Le imprese mafiose guadagnano solo fino a quando sono mafiose, quando smettono di essere mafiose cominciano a perdere. Adesso è stato fatto un decreto legislativo che io trovo sbagliato, che consente di usare i soldi confiscati per ripianare le perdite di queste aziende. È un errore grave. Secondo me queste imprese vanno chiuse. Perché non possono guadagnare, non guadagneranno mai, perché guadagnavano quando non c'era la sicurezza del lavoro, non c'erano le norme ambientali,
se sono proprio, se fabbrico un calcestruzzo ci metto tanta sabbia e poco cemento e così via, allora è chiaro che se diventano dello Stato non le puoi più fare tutte queste cose qui, quindi le chiudi, tanto se serve il calcestruzzo ci sarà qualche altra impresa che lo farà. E di solito capita con i supermercati, ma i supermercati finché sono mafiosi guadagnano un sacco di soldi, è vero che forse guadagnano un sacco di soldi perché loro non hanno bisogno di guadagnare, hanno bisogno di giustificare la ricchezza che gli viene dal traffico di droga e quindi magari battono scontrini non veri, però sta di fatto che finché sono mafiosi guadagnano, quando li prendiamo noi cominciano a perdere un sacco di soldi, quindi io sono dell'idea di chiuderle e vendere le aziende a pezzi. Hai un'azienda Movimento Terra, vendi il camion, vendi la ruspa, vendi, così la comprerà qualcun altro che fa questo mestiere. Però ci sono resistenze molto forti, soprattutto a sud, che io lo capisco. In una realtà, io vengo dalla Lombardia, dove la Lombardia è una delle regioni più ricche d'Europa, forse la più ricca d'Europa. È ovvio che nessuno si pone questi problemi, neanche in tempo di crisi economica, se chiude un'azienda e ne nasce un'altra. Mi rendo conto che al centro-sud non è così. E quindi c'è il terrore di vedere chiuse le imprese, ma santi Dio, un supermercato non se ne può fare a meno, quindi se lo chiudi se ne aprirà per forza un altro, se no la gente non mangia più, è evidente, quindi a volte queste paure sono ingiustificate e comunque le cose si possono fare gradualmente. E dottor Davigo, una domanda da insegnante, siccome abbiamo degli studenti che appunto partecipano a questo progetto, e il quadro, come dire, che viene fuori dalla sua relazione, non che sia una novità, è un quadro abbastanza pessimista, se la sente, diciamo, di dare un messaggio, come dire, di speranza, insomma, di impegno a questi giovani che sono presenti, se loro possono fare qualcosa per una società, come dire, migliore di quella che ci ha descritto, di quella che viviamo? Sì, assolutamente sì, però i problemi sono due. Il primo è che di mio non sono granché ottimista in senso proprio. Una volta all'Università di Bologna un professore mi ha detto la stessa cosa che ha detto lei, mi ha detto dia una speranza a questi ragazzi, ho risposto emigrate. Ma al di là di questo, in realtà la speranza c'è, però devo dire che prima di tutto bisognerebbe cominciare dalla scuola. Allora io sono molto molto critico sulla scuola italiana. L'onorevole Andreatta diceva che la scuola italiana crea pessimi studenti abituati a coalizzarsi fra di loro in danno degli insegnanti e questo fa sì che in futuro saranno pessimi cittadini. Adesso vi racconto una mia esperienza personale e poi quello che ho visto negli Stati Uniti. Allora, io sono nativo di un piccolo paese della provincia di Pavia che si chiama Candia Romellina e confina con Casale Monferrato, quindi è l'ultimo comune della Lombardia e per poi c'è il Piemonte. A Candia Romellina ho fatto le scuole elementari, dove ho ricevuto una formazione culturale di tipo mafioso, di cui ho impiegato anni per liberarmi. A Candia Romellina, non a Corleone. Perché? Quando il maestro usciva di classe, lasciava il capoclasse con l'incarico di segnare alla lavagna i buoni e i cattivi. Il capoclasse andava alla lavagna, tirava una riga, scriveva buoni e cattivi, sottolineato, poi cominciava a segnare i buoni sulla base di criteri puramente clientelari, chi gli dava il cioccolato, chi lo faceva giocare col suo pallone e altre cose di questo genere. I cattivi non li segnava mai. Se qualcuno esagerava nel fare baccano, dopo averlo richiamato vanamente più volte, cominciava a scrivere le prime lettere del cognome nella colonna dei cattivi e immancabilmente dai banchi partiva il grido spia. Quando è che si è spia? Si è spia rispetto al nemico invasore, si è spia rispetto al tiranno, non rispetto alla legittima autorità del proprio paese. Nessuno di noi aveva mai dubitato che il maestro fosse la legittima autorità. E nessuno di noi aveva neanche mai dubitato che il capoclasse, benché fetente, fosse investito di legittima autorità per delega del maestro. Ma allora, in quel contesto, il grido spia diventa l'apologia dell'omertà, che è uno dei pilastri fondanti della cultura mafiosa. Quando sono in giro con la mia macchina, incontro veicoli che provenendo da un'opposta direzione di marcia lampeggiano per segnalare che più a valle c'è una pattuglia di polizia o di carabinieri, penso che hanno avuto un capoclasse come il mio. Secondo fatto, una volta negli Stati Uniti mi hanno raccontato una cosa a cui io non ero disposto a credere e allora mi hanno portato in una scuola per farmi vedere che cos'era. La cosa a cui io non ero disposto a credere era che i professori davano gli esercizi da fare a casa a tempo. Dice, questo esercizio devi fare in 30 minuti. Gli studenti andavano a casa, mettevano il contaminuti, mi ha detto, e alla fine dei 30 minuti tornavano a scuola il giorno dopo con il compito al punto in cui erano arrivati. Ora, siccome io so per esperienza del paese in cui vivo,
che se da noi viene data una ricerca da fare a casa allo studente, vengono mobilitati parenti affini fino al 15° grado per fargli fare una bella ricerca, può essere mai che i nostri sono tutti mascalzoni e loro sono tutti angeli? E poi ho detto non ci credo. Allora mi hanno portato in una scuola, mi hanno fatto parlare con i professori e con gli studenti, e la cosa che mi ha colpito è che si meravigliavano della mia incredulità, perché per loro invece era così normale che non riuscivano a capacitarsi del perché io non ci volessi credere. Poi mi hanno spiegato perché da loro funziona così, perché da loro non si copiano i compiti, perché da loro se uno non sa una cosa non cerca di far credere all'insegnante che la sa. Per tre ragioni, ma secondo me la decisiva è la terza. La prima ragione è che non c'è il valore legale del titolo di studio, quindi non conta ciò che uno è, ma ciò che uno sa. La seconda è che la loro scuola è una scuola fortemente competitiva, brutalmente competitiva, quindi è difficile copiare perché intanto nessuno ti permette di copiare. Cioè il compagno di banco, il compito non te lo passa. Terzo, e questa è quella decisiva secondo me, gli esami importanti non sono come da noi quelli di uscita da un ciclo scolastico, sono quelli di ammissione al ciclo scolastico successivo, che uno fa davanti a professori che non ha mai visto. In quel contesto il professore è il mio allenatore che mi prepara la prova vera che devo fare davanti a un altro. Ingannarlo non ha senso, mentre da noi ha senso e come ingannare. E quando io ero studente c'era l'esame di maturità in cui erano tutti i componenti esterni tranne il membro interno, che diventava una specie di Madonna pellegrina a cui tutti andavano a chiedere la grazia, perché dicevano, professore, è vero, non ho studiato tanto, ma adesso sono pentito e sto studiando. E altre cose. Poi andando avanti si è arrivati al punto che erano tutti interni tranne un membro esterno, forse il presidente, non mi ricordo. Adesso credo siano metà e metà, però ho perso il conto delle continue riforme. In questo contesto, ma certo che conviene mentire, tant'è vero che io faccio sempre una battuta, dico che ho una profonda invidia per i professori. Perché i professori interrogano gente che non sa niente e cerca di dire qualcosa lo stesso. Io ho passato la mia vita a interrogare gente che sa tutto e cerca di non dirmi niente, che è più faticoso, credetemi. Il problema allora è che le soluzioni sono facili. Quanto ci vuole a trasformare gli esami di uscita in esami di entrata? Vuoi andare all'università, fai un esame di ammissione serio davanti al professore che non hai mai visto. E se hai fatto il lavativo e hai ingannato i tuoi professori, non ci andrai all'università. Come vedete, le regole cambiano i comportamenti. Ma adesso veniamo al punto della speranza. Devo fare una premessa perché sennò non si capisce quanto dirò poi. Nel 1996 sono andato a un seminario organizzato al Consiglio Superiore della Magistratura sull'ordinamento giudiziario italiano e francese a confronto. Eravamo 65 magistrati italiani e 35 francesi. Io non ero tra i relatori, facevo parte dei discenti, diciamo così. Ma il componente del Consiglio Superiore presente, il consigliere Zagrebeschi, il fratello di Gustavo Zagrebeschi, il presidente emerito della Corte Costituzionale, mi chiamò al tavolo di presidenza per spiegare ai francesi cosa era successo in Italia tra il 92 e il 96. Io andai al tavolo di presidenza e spiegai ai francesi che cosa era emerso dalle indagini, un sistema molto articolato di corruzione, come vi ho fatto qualche cenno prima, e giunto alle elezioni del 94 ho spiegato che anche per quello che era emerso dalle indagini erano scomparsi 5 partiti. Uno era quello di maggioranza relativa, degli altri 4, 3 avevano più di 100 anni, quindi un suo movimento politico notevole. E però, se dopodiché sapete, noi organi preposti alla repressione penale, forze di polizia, magistratura, svolgiamo rispetto alla devianza criminale la funzione tipica che svolgono in natura i predatori, miglioriamo la specie predata, abbiamo preso le zebre lente e sono rimaste quelle veloci, o se preferite abbiamo creato i ceppi resistenti agli antibiotici. Il consigliere Zagrebeschi mi fece un cicchetto terrificante dicendo: c'è bisogno di dire ai francesi che abbiamo creato i ceppi resistenti agli antibiotici? E io gli ho risposto: c'è bisogno, sì, per evitare che capiti anche a loro, perché poi gestisci questi qua. È vero che non è tutta colpa nostra, è perché ci hanno cambiato le leggi, cioè ci ha fatto sospendere la cura cambiando le leggi. È vero, cioè, se può servire come consolazione, che nel lungo periodo il miglioramento della specie predata migliora i predatori. I leoni devono imparare a correre più veloci delle zebre veloci, se no muoiono di fame. Però, come diceva Lorchese, nel lungo periodo saremmo tutti morti. Comunque, torniamo alla nota di speranza. Io sono un eclettico del processo penale, nel senso che ho ricoperto tutti i ruoli possibili. Ho fatto il giudice di primo grado, il giudice di appello, il giudice di Cassazione, il pubblico ministero, ho fatto il difensore in sede disciplinare nostra, dove si applica il codice di procedura penale.
ho fatto il testimone, ho deposto circa 150 volte, sono diventato un teste professionale come gli appartenenti ai corpi di polizia. Ho fatto la persona offesa e la parte civile, ho fatto l'indagato. Quindi sono arrivato ad avere 38 procedimenti penali aperti a mio carico in simultanea davanti alla Procura di Brescia. Credo che neanche Rina abbia mai avuto 38 procedimenti penali aperti. Perché quando uno si occupa di certe persone lo denuncia un giorno sì, un giorno anche. Solo che io appartenevo alla categoria degli indagati innocenti, quindi non ho mai strillato, male non fare, paura non avere, e quindi non ho mai neanche superato la soglia del rinvio a giudizio. Ecco, mi manca di fare l'imputato, ho fatto solo l'indagato. Però comunque anche l'indagato è interessante. Nella mia qualità di persona offesa, che doveva costituirsi parte civile, dovevo andare dal notaio a farmi autenticare la firma. Perché sulla procura speciale? Perché all'epoca la legge non consentiva ancora all'avvocato di autenticare la firma sulla procura speciale per la costituzione di parte civile. Andavo dal notaio Roberto Dini, che aveva lo studio vicino al Palazzo di Giustizia di Milano, perché così, 5 minuti andare, 5 minuti tornare, 5 minuti per fermare, stavo fuori solo un quarto d'ora dall'ufficio. E poi tornavo a interrogare quelli che non volevano dirmi niente. E sto notaio leggeva sulla procura speciale le ragioni della Costituzione. Di solito erano processi in cui ero vittima di diffamazione o di calunnia. E allora un giorno è sbottato, mi ha detto: ma che vita, ma come fa ad andare avanti così? E io gli ho risposto: non prevalebunt, non prevarranno. Lui mi ha detto: non prevarranno. Lei dice non prevarranno perché è di formazione culturale cristiana. Ma io, che sono di formazione culturale ebraica, devo dirle che secondo il libro del Sinedrio del Talmud neanche i giusti possono vincere in questo mondo, se no non ci sarebbe bisogno della redenzione. Io ho annichilito da questa dottissima citazione teologica, e avendo escluso subito di potergli rispondere citandogli la legge di Murphy: non puoi vincere, non puoi pareggiare, non puoi neppure abbandonare, ho cercato nelle mie reminiscenze di gioventù qualcosa che tenesse alto il livello del discorso, e mi è venuto in mente il dialogo tra Arjuna e Krishna nel Mahabharata. Il Mahabharata è un poema indù che racconta un sacco di cose, tra cui la guerra fra i Kaurava e i Pandava, due famiglie rivali, e Arjuna è un guerriero diviso da questa guerra perché è zio degli uni e maestro degli altri. Non sa più da che parte stare, non sa che cosa deve fare e soprattutto non sa quali saranno le conseguenze ultime delle mie azioni, delle sue azioni. Un po' come me, no? Che dice: se li lasciavo stare va meglio, perché non selezionavo la specie. E allora ne parla con Krishna, che secondo alcuni sarebbe la reincarnazione di Vishnu, una delle tre divinità della Trimurti indiana, che gli fa questo discorso che io trovo nobilissimo, che assomiglia molto all'etica della cavalleria europea medievale, dell'azione sganciata dal risultato. Gli dice: Arjuna, tu che cosa sei? E Arjuna risponde: un guerriero. E qual è il dovere di un guerriero? E Arjuna risponde: combattere. Ecco, dice, allora tu combatti, non ti deve importare niente se vinci o se perdi. Meno che mai ti deve importare quali saranno le conseguenze ultime delle tue azioni, perché a te non compete governare il mondo, a te compete soltanto, come ogni altra creatura, di fare al meglio delle tue capacità ciò che ti è toccato in sorte di fare. Gli dèi guideranno il mondo. Ecco, io non so se gli dèi guideranno il mondo, però se ognuno di noi comincia a fare al meglio delle sue capacità ciò che gli è toccato in sorte di fare, forse il mondo andrà meglio. Bravo. C'è qualche domanda? Faccio io. In questi giorni è morto Totorina, no? Uno dei capi storici della mafia. Cioè, è una persona, voglio dire, un ignorante, una persona gretta, violenta, che insieme a 3 o 4 pastori, tanti anni fa, partì alla conquista sostanzialmente dell'Italia. Come con stragi, con migliaia di morti, con omicidi crudeli, ma come è possibile, è stato possibile che 4-5 persone siano arrivati a fare quello che hanno fatto? Cioè, solo la violenza può giustificare un successo del genere? Ma intanto non sono 4-5. Sono molti ma molti di più. Il problema però è questo. Giovanni Falcone diceva sempre: guardate che non esiste il terzo livello. Lì comanda chi ha le armi. Alla fine comanda chi spara. Per cui la mafia non è solo il gruppo dirigente di Corleonesi, è molto di più. Ci sono professionisti, ci sono imprenditori, ci sono politici, c'è di tutto dentro o comunque attorno nell'area grigia. Però alla fine le decisioni ultime le prende chi spara,
perché se non fai come dicono ti ammazzano. L'esempio è stato dato con la vicenda di Salvo Lima. Quando è passato in giudicato la sentenza del maxi processo di Palermo, Salvo Lima, che aveva dato assicurazione, dicono i collaboratori di giustizia, che quel processo sarebbe stato annullato dalla Cassazione, è stato ucciso. Perché il messaggio che doveva passare è: con noi non si scherza. Hai assunto un impegno, non mi interessa perché è andata male. Però sono stati dati centinaia di ergastoli e migliaia di anni di carcere, tu muori. Allora è chiaro che in una struttura fatta così conta chi ha le armi. È un pochettino la situazione di molti paesi del Sud America, dove siccome alla fine contavano i colpi di Stato, dice: ma è possibile mai che quattro colonnelli fanno? Quattro colonnelli hanno i carri armati però, e ti sparano se non fai come dicono loro. Questa è la questione di fondo. E lì è un pochettino la stessa cosa. Dopodiché bisogna anche stare molto attenti a non cadere nella rappresentazione che loro vogliono dare di se stessi. C'era una interessante intercettazione dove un ragazzo diceva a suo padre, che gli aveva dato un pizzino da portare, di aver corretto alcuni errori che c'erano sul pizzino. Quello gli ha detto: non ti permettere mai più, perché quelli che tu pensi che siano errori sono messaggi. Quindi bisogna starci anche attenti, perché anche se sono ignoranti, sono quello che sono, ma insomma questi qui hanno passato la vita circondati da persone di altissimo livello, anche culturale, e quindi non sono ignoranti come vogliono far credere di essere. Ringraziamo il dottor Davigo. Sì? Lei ha concluso il precedente intervento dicendo che i gay governeranno il mondo. No, non lo so. Però noi in primavera avremo le votazioni, qualcuno governerà l'Italia. Mi chiedevo, siccome la Corte Costituzionale, riguardo alla precedente legge elettorale, ha rilevato profili di illegittimità, però ha adottato una sentenza che ha salvato capre e cavoli. È vero che ci sono profili di illegittimità, però il Parlamento rimane dove sta. Accadrà la stessa cosa, secondo lei? Adesso con questa legge... Adesso c'è una nuova legge, probabilmente verranno sollevate questioni di legittimità costituzionale, perché qualcuno le ha già ipotizzate, bisogna vedere che cosa deciderà la Corte Costituzionale, però ovviamente siccome un paese non può neanche essere decapitato, immagino che farà la stessa cosa, è probabile che... Ma non è detto, intanto non sapete ancora come va a finire, quindi bisogna vedere. Il problema però è che io non credo che la questione sia la scelta tra un partito e un altro. Io credo che la questione sia regolamentare la vita interna dei partiti, perché fino a quando non ci sarà trasparenza all'interno dei partiti, chiunque comandi, temo che siano guai. Se non ci sono più domande, volevo avvisare che il dottor Davigo dopo farà il giro, si fermerà nel foyer per eventualmente firmare copie e salutare. Va bene? Grazie.